Ci aspettiamo un evento che sia il più possibile completo e la racconti al meglio, a partire dagli Scarpetta fino ad arrivare a tutta la dinastia dei De Filippo. La mostra serve anche a questo, a ricordare e a regalare anche a chi ancora non ha avuto un approccio o una conoscenza diretta con sia il teatro che con la famiglia, a dare la possibilità di avere anche un primo incontro, insomma, questo è il nostro augurio. C'è un po' di tutto, è un percorso emotivo secondo me, perché i De Filippo, come Totò, come altri personaggi che fanno parte di questa città, di questo paese, sono un bene di tutti, non solo della famiglia, e quindi in qualche modo si tenta, come diceva giustamente Tommaso, di approfondire quello che già si conosce e di condividere insieme a chi non lo conosce materiale che amplierà il discorso su una famiglia che appunto calca i palcoscenici da 2 secoli. Sarà una mostra monumentale quella che il Castel dell'Ovo ospiterà dal 28 ottobre al 24 marzo 2019, con i 2 secoli di storia della famiglia De Filippo attraverso materiale inedito, costumi, manoscritti, oggetti provenienti dalle proprietà degli eredi che delineano la vita vera e gli insegnamenti, la tradizione e la modernità di una famiglia simbolo del teatro italiano ed europeo. Teatro di Napoli è il teatro italiano, il grande teatro del Novecento italiano, ha nei De Filippo la sua punta più alta, quindi una grande pagina di storia, di teatro e appunto soprattutto un grande modo per emozionarsi e per i tanti che verranno a Napoli, come già si preannunciano, e vogliono conoscere più da vicino, in profondità, questa città, di conoscerla veramente profondamente attraverso l'incontro con questa grande famiglia di teatranti. I visitatori troveranno tantissima medialità nelle sezioni del teatro, nella sezione della poesia, nella sezione del cinema. La mostra si aprirà con un grandissimo filmato, una grande produzione, uno show di 15 minuti che ci racconterà con modalità, come vi dicevo, molto mediali, molto moderne, che ci racconterà De Filippo. Il comune, fondamentale, l'amministrazione comunale, in momenti difficili come quelli che vivete, ha dato e ha messo a disposizione uno spazio unico, prestigioso, che diventa per 5 mesi non una mostra, ma diventa la casa De Filippo. Con grande sensibilità, come dicevo, del sindaco, dell'assessore Daniele, che tutto quello che si poteva fare nelle più corrette logiche pubblico-privato ce lo hanno messo a disposizione. E ogni ragazzo che incontrerà la famiglia De Filippo avrà più ragioni per intraprendere la strada della bellezza, della cultura e della rinascita e non quella della narcotizzazione delle coscienze. Sono esplosioni culturali fondamentali nella nostra città, dopo Totò, De Filippo, la dimostrazione di una città che nel momento storico, economico, finanziario più difficile continua a puntare sulla cultura come arma principale del riscatto di un popolo e di una comunità.